Ma è forse, io però sospetto che era Fiesi, perché anche loro due che hanno messo su si sono un po' male. Però alla fine allora, forse noi dovevamo toccare fin dalla prima volta. Quella volta la... avremmo dovuto dire mica, sono loro. E allora dopo fa fatica proprio a dire no, basta, non ci vediamo più, cioè non mancare così definitivamente. Io non lo so, io comunque sarò fissato, ma sospetto che ci sia qualcosa. Che sia successo qualcosa. Sì, che ci sia qualcosa. Se mai si è capitato qualcosa. Qualcosa che le abbia fatto cambiare idea. Che non è una vita. Noi non so che abbiano detto nessun tipo di attenzione. Prego? Queste donne non meritano alcun tipo di attenzione. È probabile, come si dice il nostro regista, Bisogna puntare tutto sui giri che ci sono lì al centro. Sicuramente. Ah, beh. Perché già siamo molto nel giro, insomma, nell'ambiente, insomma. Io ho visto che ieri come sono arrivato così, sono perso subito, insomma. Cioè, gente se ne conosce, insomma. Quindi ci sono problemi. Sì, infatti, cioè, lì aveva l'atteggiamento che ha Cappuccini, perché Cappuccini, sai, lui non sa come fa lì. Lui dice, ma non so cosa dire, dopo gli argomenti e una cosa e l'altra. Lui non ha molta faccia, non ha molta cosa. Invece magari in un secondo momento uno come lui ha gioco buono, anche Vinicius, per cui stasera... neanche io come era da ritornare alla regione, non bisogna perdere no. Sai cosa viene quanto viene? 1150 lire. No. Sai 36 diapositive quanto vengono? Vengono 3600 lire. 36 diapositive. Beh, non è molto. 36 diapositive. 36 diapositive, 3600 lire, una cazzata. Sì. Però se tu trasformi da una diapositiva a una foto, 1150. Vabbè, io ho fatto 4 foto, 5000 lire, dai. Foto però formato cartolina. Sì. Insomma, sta Loretta, questa Monica. Quale? Ma di quale Loretta e Monica parliamo? Specifichiamo, perché quindi. Sono 3-4 coppie. Cioè non è che quella lui, lì, detto... la Monica Ungherese avesse la sua amica si chiamasse Loretta tante volte. No, Loretta con la, non so, con la zeta. La traduzione. Con il pi greco. Che dici? Loretta con... Ah, ma gliel'ho detto ieri sera, ma guarda un po' come è pazzesco. Con i... C'è stato proprio periodo di quei 2-3 anni lì. Quei 2-3 anni lì che c'era un'inflazione di moniche. No, ti volevo chiedere se quello che hai detto poco fa lo ripeteresti in un'aula di tribunale. Domani. Certo, lo ripeterei, non mi stancherei di ripeterlo. Secondo me... Queste ragazze hanno troppi problemi inerenti all'affettività, inerenti al carattere, inerenti, cioè, loro hanno grosse difficoltà nel rapportarsi con gli altri. Per cui io direi di adottare una misura rigida nel loro confronto. Certo. Ed è questo. Cioè non darle più la benché minima soddisfazione.
perché queste donne devono stare cagate, devono imparare a vivere in società. Bene, grazie professore. Ah, Daniele. Voglio dire a Loris e Roberto che in questo momento sono alle Bazze, in vacanza. Ah, volevo dire semplicemente che insomma, sì, io sono d'accordo con il fatto che insomma ogni tanto bisogna anche un po' evadere, no? Dalla monotonia quotidiana, però insomma scegliere almeno i posti, cioè i posti giusti, cioè, non, sì, che ci sia, vuol dire, ci sia la tranquillità, la serenità, le bellezze naturali, sì, tutti hanno un'importanza rilevante, però insomma le Bazze è stata perduta una bimba di 10 anni di nome Assante Paola. A me mia figlia. La bimba lascia un costume giallo per scusate. Cioè, sa perché? È quella che ho avuto con la relazione, dalla relazione con la Sandrina. Ah, scusate. Chi ne pregato di informare il bagno della zona numero 66. Per Dio. Insomma, un balzo da qui. E poi insomma non capisco, all'inizio dovevate andare ai Sibillini, no anzi, all'inizio dovevate andare allo Stelvio, poi avete ripiegato sui Sibillini, poi dai Sibillini siete passati al Corno delle Scale, e sotto al Corno delle Scale alle Bazze, cioè non capisco, adesso facendo una valutazione complessiva, questo iter, insomma, cioè, dallo Stelvio alle Bazze c'è un bel balzo. Ultima domanda. Allora, alla base di queste considerazioni, come vede il prossimo autunno-inverno? Dunque, io... Le sue previsioni, sì. Io la vedo così sostanzialmente. Sì. La vedo molto nera la situazione. Primo perché l'inverno è lungo e rigido. Sì. Lungo e rigido. Ed è duro. È duro da affrontare, eh? Sì. Un inverno lungo e rigido. È duro da affrontare, vabbè. E non so, potrebbero, diciamo così, avvenire in noi dei cambiamenti. Cambiamenti. Caratteriale, per esempio, potremmo diventare finalmente uomini, no? Grandi, responsabili delle nostre azioni, dei nostri pensieri, di noi stessi. Penso che questo mutamento radicale possa influire anche su una diversa concezione dei rapporti. Sicuramente nascerà l'esigenza di ponderare, di valutare la situazione in modo più lucido e più consono, a quella che è la realtà. Ci accorgeremo che la realtà è diversa da come si vedeva prima, perché ci renderemo conto delle magagne messe così in età giovanile.